Eh sì, questa è Fiorella Mannoia, abbiamo troppa fantasia. E se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Oh, eppure cantante ormai. Ma ci sono riuscita, no, perché però dico questo? Perché volevo Fiorella, fare una domanda proprio... Sei una grande, magari... Averti. Insomma, averti ospite, noi saremo ben felici perché sei una Beppe grandissima Lanciapelli artista. Da tutti i pori, diciamo. Vabbè, ma Fiorella Mannoia... No, hai ragione, magari... È super amata da tutti noi. Chissà che non gli arrivi il messaggio, no? Citavo testuali parole appunto della canzone di Fiorella Mannoia proprio per chiedere questa domanda a Emma Stoccolma. Mentire a se stessi, poi, si viene sempre a scoprire una verità che a volte può far male. Nella vita, no? Beh sì, già il fatto che bisogna mentirsi vuol dire che si sta già forse soffrendo per qualcosa e quindi cerchiamo di nascondere questa sofferenza con una bugia, però è una perdita di tempo in realtà, l'ho scoperto poi in analisi, perché tanto questa bugia prima o poi va affrontata e scoperta. Quanti quindi... anni di analisi hai fatto? Ma più o meno 5, però ci sto ancora lavorando. Però poi ho traslocato, quindi ho cambiato analista, perciò sono poi un po' non ripartita da capo, però insomma il percorso si è interrotto e poi è ripreso. Ma tutto questo perché, ma entriamo nel vivo un po' della tua storia, che è una storia davvero molto toccante, perché tu da bambina avevi una mamma che non era proprio la mamma ideale, no? Sì, sono cresciuta con una madre violenta, quindi insomma era la casa per me era il posto degli orrori, diciamo, quindi appunto come dicevamo prima mi ci è voluta molta fantasia per uscirne, poi per riuscire a scappare di casa, ero molto giovane, però comunque ce l'ho, fantasia e incoscienza forse anche. Perché a un certo punto la mamma era davvero così aggressiva, così violenta da indurti anche a qualcosa di veramente... non raccontabile, ma tu l'hai raccontato perché appunto vuoi aiutare tutte le ragazze e i ragazzi che hanno dei genitori forse violenti, no? Sì, più che altro il mio intento è non tanto raccontare la mia storia per far sapere al mondo quello che ho vissuto io, però ne escono tanti di articoli che raccontano delle violenze sui bambini, purtroppo se ne parla poco e quindi molta gente non lo accetta, non lo capisce. Se uno non lo capisce, non può aiutare il vicino di casa, no? E quindi invece dobbiamo raccontare più spesso queste storie di bambini che soffrono dentro le case, perché appunto se sentiamo un bambino che piange spesso, se vediamo un bambino che ha un livido di troppo... Dei segni sul corpo, sul viso... Bisogna, ma anche uno sguardo malinconico, bisogna chiedere, tanto chiedere non costa niente, quindi bussare alla porta, chiedere, capire se è il caso di fare una denuncia, capire se è il caso di essere più presenti. Tutti questi tatuaggi sulla tua pelle sono un po' il segno di questa violenza subita, sono un segno di ribellione, sono un segno appunto di... volersi rifare di un'infanzia perduta? Guarda, forse è stato un segno di ribellione perché non mi sentivo il corpo come se fosse mio, giustamente perché veniva poi abusato da mia madre. Quindi quando poi sono andata via di casa ho fatto la modella per tanti anni, perciò il corpo anche lì non era il mio. E quindi a una certa, come si dice a Bologna, mi è scesa la catena. E ho detto no, vuol dire mi è scesa, capito? Mi è... Non cioè, so ti sei lasciata andare. Esatto, questo mi sono lasciata andare e ho detto: no, il corpo è mio. Io quando mi tatuavo sentivo che facevo qualcosa, veramente mi sentivo me stessa. Però facendoti anche sostanzialmente del male, perché comunque il tattoo rimane per tutta la vita, è un bel segno di espressione, ma comunque in quel momento soffri, no? Era come un po' punirsi o no? Lì per lei fa male, è vero, però forse ecco una grande sopportazione al dolore, probabilmente anche per quello che ho passato. Quindi. Ma tu cosa diresti a tua madre oggi? Non le direi niente, mia madre non c'è più, ma comunque non le ho mai detto niente, non le direi niente, perché anche lei non mi ha mai detto niente, a parte insomma insulti e violenze, insomma non c'è mai stato spazio per altro. L'hai perdonata? Non l'ho perdonata perché non credo nel perdono, però l'ho capita e provo molta empatia nei suoi confronti, l'ho capita, poi... vivendo la vita. Se l'hai capita però penso che un po' l'hai perdonata, no? Ma non è la stessa cosa in realtà. Lei non mi ha mai chiesto scusa, quindi non posso perdonare una persona che non si rende conto che deve chiedere scusa.
però preferisco provare empatia, preferisco cercare di capire le persone che fanno questi gesti così violenti, così, no, fuori dal comune. Qual è la